Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato una delegazione di lavoratori Whirlpool insieme ai segretari confederali e di categoria di CGIL, CISL e UIL. Alla richiesta dei sindacati di ottenere la garanzia dal governo per la continuità dei lavoratori senza procedere ai licenziamenti e di partecipare al prossimo incontro istituzionale previsto con il sottosegretario del Mise Alessandra Todde, il sindaco, premettendo come l'avvertenza Whirlpool rappresenti un tema fortemente simbolico per la città, ha evidenziato come nelle scorse settimane abbia già seguito l'avvertenza ed abbia verificato un forte impegno da parte del governo. La difesa ed il rilancio del settore manifatturiero nell'area metropolitana di Napoli, ha proseguito Manfredi, saranno al centro dell'azione della sua amministrazione, allo scopo di salvaguardare i lavoratori della Whirlpool e dare loro una prospettiva con un progetto industriale serio e solido, grazie anche all'ipotesi di puntare sulla mobilità come opportunità reale in relazione ai grandi investimenti nel settore previsti nell'immediato futuro. Grazie, io ho già detto tutte le mie dichiarazioni che il tema della Whirlpool è un tema simbolico per la città, perché chiaramente questa avvertenza, che devo dire è una avvertenza che si è trascinata per un tempo troppo lungo, che il tempo conta quando si fanno le cose, rappresenta per in questo momento una cartina di tornasole per tante cose, anche perché noi stiamo vivendo un momento in cui ci sono degli investimenti. Questi investimenti significa anche che ci sono delle prospettive industriali buone, tanto che mi dicono che uno dei problemi è la mancanza di manodopera, no? E quindi mi sembra paradossale che davanti alle dichiarazioni che uno dei problemi della crescita dell'Italia è la mancanza di manodopera, poi abbiamo 300 lavoratori qualificati che non riusciamo a cui non riusciamo a dare una prospettiva. Quindi questo è un'avvertenza simbolica molto importante che deve passare attraverso due punti. Io devo dire, nelle settimane scorse, anche durante la campagna elettorale, ho seguito la vicepresidente, almeno a me piace fare le cose, non fare dichiarazioni perché non è che con i comunicati stampa risolviamo i problemi della gente, cioè, quindi forse risolviamo i problemi della politica ma non della gente. Allora, io ho seguito la cosa anche con la Todde, che conosco, ho parlato con Orlando della questione, quindi c'è un impegno da parte del governo di risolvere il problema. Chiaro, noi abbiamo davanti, io ho detto, ci sono due cose fondamentali: salvaguardare i lavoratori, che è una cosa molto importante, quindi garantire questa continuità, che non è una cosa semplice, garantire questa continuità. Loro stanno valutando una serie di soluzioni tecniche che debbono essere messi in campo. Io credo che alla fine ci vuole un provvedimento straordinario, è difficile farlo con gli strumenti che esistono a questa cosa, però almeno dalla mia conoscenza delle cose, però su questo c'è un impegno. Però il tema che io ritengo molto importante è quello di dare una prospettiva industriale concreta e qualificata rispetto a questi siti, e quindi per far questo ci vuole un progetto solido. Questo della mobilità è un'opportunità, considerato che nel PNRR ci sono investimenti molto importanti sulla mobilità, quindi questo può essere ovviamente un viatico molto buono per fare degli investimenti da parte di aziende che hanno commesse concrete, no? Gente che inventa la qualunque. Però è ovvio che le due cose devono andare di pari passo, cioè ci vuole un impegno forte, il ruolo del governo è fondamentale, cioè il governo deve dare, non solo impegnarsi alla continuità, che è un fatto molto positivo, però a me mi ha fatto molto piacere la sua affermazione: qua non è che abbiamo bisogno della cassa integrazione a vita, cioè noi qua abbiamo bisogno di un progetto industriale serio, che non solo garantisca il lavoro ai lavoratori che ci sono oggi, ma che garantisca il lavoro anche a quelli che ci saranno domani, anche a qualche altri che ci stanno oggi e il lavoro non ce l'hanno, che non è che possiamo, e quindi per far questo ci vuole un progetto industriale serio. Io su questo mi batterò, sarò presente, perché noi dobbiamo dare dei segnali. Se noi perdiamo la manifattura in Campania, a Napoli, noi non possiamo avere sviluppo. Questo è un dato di fatto, perché poi abbiamo i problemi dell'aerospazio, i problemi dell'automobile, cioè questo sono una serie di fronti che noi bisogna presidiarli politicamente a Roma in maniera molto importante, perché noi non possiamo perdere questi presidi. Quindi su questo ci sarà il mio impegno. Io risentirò la Todde, che mi ha detto che veniva a Napoli, e
Quello che posso dire è che dalle mie informazioni c'è un lavoro in corso significativo, c'è un tema molto importante che è quello dell'impianto e della bonifica dell'impianto, che è uno dei nodi chiave che, insomma, che deve essere, perché è chiaro che i tempi di costituzione del consorzio sono, diciamo, di operatività del consorzio sono strettamente connessi alla disponibilità del sito, ma del sito bonificato e messo in condizione, perché quello è tutto il tempo, quindi ci vuole. Bisogna sfalsare i tempi, diciamo, di acquisizione del personale, dai tempi di messa in sicurezza del sito che deve essere fatto prima, perché altrimenti noi andiamo sempre più avanti e poi non facciamo niente. Quindi questo è il nodo chiave. Io lo sto seguendo anche ieri sera, ho avuto, insomma, un'interlocuzione sulla questione. Insomma, io sono stato proclamato sindaco lunedì scorso, però questa è una delle prime cose che ho seguito prima e seguirò dopo, perché io lo ritengo veramente un punto importante, non solo dal punto di vista simbolico, non solo dal punto di vista dei lavoratori che io ho sempre detto per me è la cosa più importante, ma perché questa deve essere la prima dimostrazione di un impegno del governo sulla città e sulla Campania. Cioè noi dobbiamo essere trattati per quello che meritiamo, quindi noi dobbiamo essere considerati, rispettati con i nostri diritti e i nostri doveri. Però il tempo delle chiacchiere è finito, cioè non qua le cose si dicono e si fanno, cioè questo è fondamentale, perché io non accetterò da sindaco che vengano fatte altre, insomma, teatrini, perché qua non abbiamo bisogno di fare, insomma, teatrini, qua dobbiamo fare cose concrete, perché solo con le cose concrete si danno le risposte alle persone, adesso solo chiacchiere. Quindi su questo io sarò, per quelle che sono le mie competenze, cioè posso mettere il peso politico del comune, le mie relazioni personali. Purtroppo il comune su questa vicenda non ha una diretta competenza, però lo fa, cioè io tutto quello che si potrà mettere in campo lo farò. Su questo avete il mio impegno, ho detto anche alla stampa, ci sarà il mio impegno anche operativo, perché poi sul tema mi è stato chiesto anche una mano sui temi della ricerca e dello sviluppo che deve essere connessi sul consorzio, anche su quello ho già dato la mia disponibilità, insomma faremo in modo di, insomma, con le mie relazioni, con quello che io so fare, di dare il contributo che appena abbiamo un progetto industriale che devo vedere, perché è chiaro che dobbiamo capire che si deve fare, quindi su questo ci sarà sicuramente il mio contributo.